Questa trasmissione è offerta da Pordenone with Love, il portale ufficiale del turismo e degli eventi nella provincia di Pordenone. Seguici anche su Facebook, Twitter e Instagram. Associazione Teatro Pordenone. Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone. Scopri i grandi spettacoli della stagione in corso su www.comunalegiuseppeverdi.it. Bessic. Da oltre 50 anni una storia, una famiglia, una passione per il vino. Produzione vini in bottiglia, bag in box e sfusi. A Roveredo in Piano, in località Tornielli 12. www.bessic.com. Ecocostruzioni, costruzioni, ristrutturazioni, riqualificazioni energetiche, energie rinnovabili, rifacimento coperture in Eternit. Ecocostruzioni è a San Vito al Tagliamento, in via Elio Gregoris, Learco 62. www.gruppodanelon.it. Limaca. Limaca Packaging di Mazzolini Valerio. Imballaggi, pallet nuovi e usati, antinfortunistica, adesivi. In via Clauzetto 8/2, zona industriale Ponte Rosso, a San Vito al Tagliamento. Per info 334 12 37 253. Siamo tornati a Pordenone perché è passata la festività del Natale, fervono i preparativi per il Capodanno 2016-2017, accanto a me è l'assessore Emanuele Loperfido, assessore alle attività produttive. Possiamo innanzitutto tracciare un bilancio su questa prima parte di festività natalizia, com'è andata? Possiamo dire che siamo soddisfatti come amministrazione perché abbiamo messo in piedi tanti eventi che hanno coinvolto la cittadinanza, ma non solo, anche persone che sono venute da fuori hanno apprezzato la vitalità che c'è stata a Pordenone quest'anno, quindi confidiamo che le attività commerciali ne abbiano beneficiato di ciò. Certo che noi abbiamo continuato a mettere a disposizione sia organizzazione ma anche la Polizia Municipale a disposizione, in modo tale che gli eventi venissero vissuti con serenità e in sicurezza, cosa che continueremo a fare avendo la delega anche alla Polizia Municipale. Faremo in modo di essere sempre presenti sul territorio, garantire la massima serenità ai cittadini pordenonesi e a tutti coloro i quali vorranno essere presenti e festeggiare a Pordenone il Capodanno e non solo. Ricordiamo che Capodanno avremo il concerto dei Blue Beaters. Detto questo, come amministrazione siamo soddisfatti, ma invitiamo a partecipare ancora più presenti al 31 di dicembre, la Capodanno a Pordenone, e fare in modo che Pordenone possa essere città viva e attrattiva con tutte le altre iniziative. La pista di pattinaggio continuerà ad esserci e tutte le altre iniziative che hanno a che fare con la vitalità della città e anche nei quartieri, con tutti gli alberi di Natale che abbiamo organizzato nei vari quartieri e con le iniziative anche di carattere culturale che abbiamo previsto nei vari quartieri della città. Ha funzionato anche la strategia dei parcheggi, questa innovazione che avete voluto introdurre per favorire l'accesso in centro storico, giusto? Diciamo che è servito molto favorire il parcheggio gratuito il giorno precedente al Natale e i parcheggi in struttura tutta la settimana precedente al Natale. Poi metteremo a disposizione a partire dall'anno prossimo anche delle iniziative legate al parcheggio e alle attività commerciali. È un'iniziativa che stiamo studiando, mettendo a punto in questi giorni, per far sì che il parcheggio possa essere qualcosa che non sia un ostacolo al recarsi in città nelle attività commerciali della città di Pordenone. Ha parlato di sicurezza e proprio nei giorni scorsi si è tenuto un importante vertice in vista del Capodanno per prevenire eventuali situazioni critiche in vista appunto di questo appuntamento e alla luce dei tanti episodi che sono capitati in Europa e non solo. Come amministrazione comunale, come Polizia Municipale, noi mettiamo a disposizione le nostre forze compatibilmente con le competenze della Polizia Municipale. Tutto ciò che ha a che fare con l'ordine pubblico è ovviamente legato alla Prefettura. Se ci dovessero chiedere, noi siamo in costante contatto continuativamente con la Prefettura, ci dovessero chiedere un ulteriore aumento del controllo del territorio
compatibilmente con le competenze della Polizia Municipale, saremo a disposizione, perché il nostro interesse è far sì che a Pordenone si possa stare sereni e festeggiare il Capodanno tranquilli. Quindi da parte nostra tutta la disponibilità. Fino ad adesso stiamo operando, pattugliando il territorio con le nostre pattuglie, anche a piedi nel centro storico, facendo in modo che siamo presenti tutte le sere fino a 1 di notte, in modo tale che possano vigilare sia sul centro che anche sulle casette, che sono il luogo in cui la sera poi i ragazzi e i cittadini pordenonesi si ritrovano. Quindi massima disponibilità da parte nostra per far sì che a Pordenone si possa vivere con felicità le festività natalizie. Ci siamo trasferiti all'interno di Palazzo Richieri, qui a Pordenone, dove si sta svolgendo questa interessantissima mostra dedicata ai presepi. È una delle tante iniziative culturali promosse dall'amministrazione comunale di Pordenone per queste festività natalizie. Accanto a me c'è l'assessore alla cultura, Pietro Tropeano, e con lui andiamo ad elencarle, partendo proprio da qui, da questi suggestivi presepi. Certamente. L'amministrazione comunale di Pordenone ha voluto dare ai cittadini queste festività un Natale un po' diverso, un Natale vivo, un Natale che è stato un po' un Natale all'insegna di tanti eventi. Questo è uno dei tanti, questa è una bellissima mostra di presepi all'interno del nostro museo, dove ognuno ha potuto dare il suo apporto a quello che è in pratica l'armonia del Natale. Ma non solo questo, abbiamo tantissimi altri eventi, a cominciare proprio dai quartieri. Abbiamo voluto valorizzare proprio i quartieri della città per far partecipare anche chi magari in passato non ha partecipato. Abbiamo avuto dei cori, i cori hanno praticamente avuto come sede quasi tutte le chiese dei quartieri. Poi abbiamo avuto anche manifestazioni teatrali con i Papu, abbiamo fatto a Rorai, quartiere di Rorai, quartiere di Torre. E poi naturalmente tutti gli eventi che abbiamo fatto in centro. Abbiamo fatto gli eventi a Piazza 20 Settembre, dove c'è un palco allestito, dove quasi ogni sera, nei fine settimana, ci sono delle band, ci sono dei cori, ci sono dei gospel, ci sono tanti eventi, e soprattutto in compagnia delle casette che danno alla gente, a chi vuole frequentare il posto, veramente un significato proprio anche di tipo gastronomico. Avete inaugurato una mostra molto suggestiva e curiosa, è vero? Certamente, questo è un altro evento che abbiamo voluto fosse fatto a Natale, è la fine degli eventi sul centenario della Zanussi. È proprio una mostra molto interessante su quelle che sono le attività culturali del grande marchio pordenonese. Infatti anche gli Zanussi hanno fatto sì che gli eventi culturali fossero raccolti in alcuni libri. Noi abbiamo preso tutti questi libri, che sono 16, con tutte le tavole all'interno di questi libri, che sono tavole di artisti importanti, artisti contemporanei, e le abbiamo esposte in Galleria Pizzinato. La mostra è visitabile in Galleria Pizzinato ed è fatta proprio in collaborazione con la stamperia Albicocco, una delle più vecchie stamperie della nostra regione, che ci ha dato appunto i manuali. Tornando invece al Capodanno, alla festa del 31, arrivano una delle band più rinomate della musica italiana. Certo, i Blue Beaters sono una delle band più rinomate, perché riescono a dare una musica a 360 gradi, una musica per tutti. Ci saranno un po' tutte le canzoni che che abbiamo sentito negli ultimi 30 anni. Ci saranno per tutte le età, per tutti i gusti. Di
sarà una musica bella, naturalmente fino a mezzanotte sarà una musica di un certo tipo, dopo mezzanotte sarà una musica tutta diversa, ma questo perché vi vogliamo invitare al nostro Capodanno, quello di Piazza 20 Settembre, perché quest'anno sarà veramente un bel Capodanno, avremo anche un piccolo spettacolo pirotecnico da mezzanotte a mezzanotte e un quarto, nel rispetto di tutti naturalmente, ma il Capodanno è anche questo. Ma credo che da quello che ho visto, da quello che ho sentito, la gente è molto contenta, la gente ha praticamente frequentato in modo esemplare tutte le nostre iniziative, tanta gente, ma soprattutto gente viva. Questa è stata la nostra intenzione, quella di dare alla città soprattutto una luce diversa, una luce che possa essere l'inizio, come ha detto lei, di un percorso. Noi abbiamo fatto tanto, stiamo facendo tanto, non solo per quanto riguarda la cultura, non solo per quanto riguarda gli eventi, ma abbiamo fatto tanto anche per quanto riguarda il commercio, per quanto riguarda l'urbanistica, per quanto riguarda proprio un apporto essenziale che ogni buona amministrazione deve dare alla città. Per noi questo, l'anno 2017, sarà veramente un banco di prova e sarà soprattutto l'anno in cui vedremo una Pordenone diversa, sicuramente migliorata rispetto a prima. Ecco, a proposito di 2017, in chiusura ci racconta quali potrebbero essere gli obiettivi principali, i sogni nel cassetto pronti per essere realizzati. Allora, i sogni nel cassetto, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda i miei assessorati, anche perché bene o male ho anche la delega alla sanità, la delega ai rapporti con la costruzione del nuovo ospedale della Cittadella della Salute. Di tipo culturale sono essenzialmente fare degli eventi che possono dare un impatto a 360 gradi su tutta la città, quindi non solo al centro della città ma anche a tutti i quartieri. In questo senso ho già parlato con i curatori di Pordenone Legge, Gianmario Villalta, Daniela Zin, che la Michela Zin, che possano fare un'anteprima di Pordenone Legge nei quartieri, e questo sarà fatto molto bello, i quartieri avranno la possibilità di vedere in anteprima un po' la descrizione di quello che si farà a Pordenone Legge. E poi naturalmente quello che faremo come eventi culturali, una grande mostra su Mario Sironi. Questo per me è uno dei più grandi artisti del Novecento italiano e sicuramente sarà un evento importante non solo per la nostra città, per la nostra regione, ma credo per tutto il Triveneto e per tutta l'Italia. Per quanto riguarda la parte sanitaria, credo che andremo avanti con i lavori dell'ospedale, iniziati con la costruzione del nuovo parcheggio. Noi vigileremo attentamente che tutto possa andare nel migliore dei modi, che non ci siano problemi soprattutto sul traffico, e da lì passeremo a fine 2017, si spera, a quella che sarà l'inizio della costruzione delle nuove piastre ospedaliere. Il Natale a Pordenone prosegue, soprattutto il Capodanno alle porte. Siamo ritornati in compagnia di Andrea Malacarti, il direttore dell'Associazione Sviluppo e Territorio. Con lui facciamo un primo bilancio innanzitutto di queste giornate prenatalizie, tra acquisti, mercatini, tantissime iniziative. La partecipazione è stata parecchia. La partecipazione è stata notevole, le casette sono sempre state molto frequentate, tantissima gente sempre, sempre musica, sempre eventi, con la solita nostra attenzione agli orari, ai volumi della musica, cercando di rispettare anche comunque il vicinato. Quindi cerchiamo sempre il compromesso tra una città che vuole vivere, ma una città che vivendo vuole anche rispettare chi magari ha diritto anche a riposare a una certa ora. Alle nostre spalle c'è il grande palco, quello che accoglierà le band, i gruppi che verranno ad animare la serata del 31 dicembre qui a Pordenone, Piazza 20 Settembre. Innanzitutto, quando si partirà? Il 31 si partirà già dalle 10 di sera, ci sarà DJ Lino Lodi che ripercorrerà tutta la storia della musica, quindi si ballerà, si farà festa tutti insieme con le casette aperte, e poi verso le 11:30 inizieranno i Blue Beaters, uno dei migliori gruppi in circolazione in Italia. Si comincerà anche con loro a fare musica molto allegra, molto ballabile, e poi
a 00:10 ci sarà lo spettacolo pirotecnico, quindi la gente, se vuole, si sposterà verso il Noncello, verso il nostro fiume, ad ammirare i fuochi artificiali, anche questi sempre nel rispetto, comunque non troppo rumorosi, e poi si tornerà in piazza per finire fino alle 3 a ballare e a far festa. Un palco che, lo dicevamo, accoglierà gruppi, proposte musicali diverse, quindi spazi aggregativi naturalmente anche per chi vorrà gustarsi una fetta di panettone, fare il brindisi in compagnia. Quante persone circa vi aspettate? Ma io adesso non voglio sparare numeri, però io penso che dalle 3.000 alle 5.000 persone siano tranquillamente ospitabili dalla piazza e arriveranno. I Capodanni a Pordenone hanno sempre avuto una bella tradizione, quest'anno con questo gruppo e con queste casette ci aspettiamo veramente una bella festa. La festa poi proseguirà anche oltre Capodanno con l'immancabile, ormai tradizionale festa di chiusura con gli Alter Ego, che sono un altro grandissimo gruppo di Pordenone, e anche lì ci sarà festa e da divertirsi. Quindi chi vorrà venire a Pordenone in città per le festività natalizie anche dopo il 31 fino all'Epifania troverà proposte commerciali molto eccellenti, qualificate, animazione, musica e anche proposte culturali. Sì, le proposte culturali ci sono sempre state, c'è quest'anno la novità è quella della Pordenone degli alberi di Natale, c'è un percorso degli alberi da andare a visitare, anzi invito le persone ad andare a vedere, quest'anno è un esperimento, ci sono circa 40 alberi di Natale o allestimenti, presepi eccetera, vi invito ad andare a visitarli, vi invito a fotografarli o farvi dei selfie, a pubblicarli nella nostra pagina Facebook. E diamo inizio anche a questo progetto che sarà a medio e lungo termine, ma per far diventare la nostra Pordenone la città degli alberi di Natale. Per quanto riguarda l'associazione Sviluppo e Territorio, che da tanti anni è in sostanza il braccio operativo dell'amministrazione comunale che si sono succedute qui a Pordenone, che progetti ci sono a medio e lungo termine? Che ambizioni? Beh, ambizioni sono sempre quelle di affiancare il comune e tutte le istituzioni nella creazione di eventi soprattutto che aiutino anche il commercio e il centro storico. Il prossimo passo sarà l'upgrade della City Card, la City Card che ha avuto un successo all'inizio, ma che poi ovviamente come strumento ormai è un po' obsoleto, avrà un importante upgrade, diventerà un'app con la quale direttamente i commercianti potranno caricare il borsellino e col borsellino si potranno veramente tramite l'app pagare i parcheggi sia sul multipiano che in strada o pagare anche i biglietti d'entrata per la fiera, per i musei e ci stiamo attrezzando anche per il teatro. Commercio a Pordenone tradizionalmente è uno dei punti chiave dell'economia cittadina, anche alla luce delle festività natalizie, insomma sappiamo che per molti fanno gran parte del bilancio annuale, com'è andato? Ma ancora un dato certo non ce l'ho perché appunto i commercianti sono stati impegnatissimi a Natale e in questi giorni sono impegnatissimi con i vari cambi merce. Diciamo che il commercio sta ancora soffrendo, però devo dire che il comportamento attivo e proattivo dei commercianti fa sì che insieme si possa cercare di fare il possibile per migliorare questa situazione. Ma io penso che un vero bilancio lo potremo fare solo dopo Epifania. Ma saranno anche eventi fino alla Befana. Dopo anni e anni e anni riporteremo un evento tradizionale per quanto riguarda i vigili, ovvero la famosa Befana del Vigile, fare in modo che i cittadini pordenonesi, come dire, dopo un anno passato a discutere con i vigili, per quel giorno omaggeranno i vigili per tutto ciò che fanno durante la loro attività lavorativa, che insomma il vigile non viene sempre visto soltanto come l'uomo che mette la multa, ma come colui il quale permette che la città funzioni tranquillamente. Ecco allora che insieme ad alcuni appassionati di vespe storiche ripristineremo questa tradizione con la Befana del Vigile il 6 di gennaio alle 10:30 in piazzetta Cavour, e li invitiamo tutti i cittadini a partecipare perché sarà proprio una rievocazione storica anche con le vespe. Questa trasmissione è stata offerta da
Pordenone with Love, il portale ufficiale del turismo e degli eventi nella provincia di Pordenone. Seguici anche su Facebook, Twitter e Instagram. Associazione Teatro Pordenone. Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone. Scopri i grandi spettacoli della stagione in corso su www.comunalegiuseppeverdi.it. Bessic. Da oltre 50 anni una storia, una famiglia, una passione per il vino. Produzione vini in bottiglia, bag in box e sfusi. A Roveredo in Piano, in località Tornielli 12, www.bessic.com. Ecocostruzioni. Costruzioni, ristrutturazioni, riqualificazioni energetiche, energie rinnovabili, rifacimento coperture in Eternit. Ecocostruzioni è a San Vito al Tagliamento, in via Elio Gregoris, Learco 62, www.gruppodanelon.it. Limaca. Limaca Packaging di Mazzolini Valerio. Imballaggi, pallet nuovi e usati, antinfortunistica, adesivi. In via Clauzetto 8/2, zona industriale Ponte Rosso, a San Vito al Tagliamento. Per info 334 12 37 253.